di tanta gente. Però dico invece i ragazzi di Studio Teresa, che sono la maggior parte dei ragazzi, quelli che ho conosciuto veramente di grande valore, ascoltarli, avere qualcuno che li segue, come in questo caso l'amico Luigi Sant'Anastasio, che li ha seguiti, che li segue per dei progetti culturali che hanno un loro senso, una loro dimensione, una loro qualità e anche una loro opportunità, perché credo che per voi sia stata anche un'opportunità, poi ce lo direte, al di là di quello che ci leggerete, ci direte, cioè, credo sia stata anche una grande occasione quella che è stata offerta dalla Fondazione, grazie a Luigi Sant'Anastasio, di ripensare delle cose che in qualche modo gli erano forse sfuggite, gli erano... o non avete avuto l'occasione di avvicinarvi a quel genere di letture. Ecco, questa opportunità per noi è una grande opportunità, che voi ci siate, mi fa molto piacere che voi ci siate, come Presidente della Fondazione vi do il benvenuto, vi chiedo sempre anche di ritornare, ma d'altra parte noi siamo in contatto perché abbiamo il contatto che ci deriva dalla convenzione tra l'Istituto Via Controluce e la Fondazione, e vi invito sempre, anche i ragazzi che sono presenti qua, a mettersi in gioco anche per degli incontri successivi e delle cose da fare insieme per il futuro. Molti dei ragazzi si sono licenziati, quindi sono diplomati, sono rimasti in contatto con la Fondazione, ci scrivono, ci chiedono consigli, almeno per quello che mi riguarda, per quello che riguarda le attività universitarie, gli studi universitari, ma anche raccontandoci semplicemente quello che fanno. Speriamo che questo accada anche per Vincenzo Migliore e Giuseppe Viscusi, che ringraziamo ovviamente, dando però la parola per l'introduzione a Luigi Sant'Anastasio, che ringrazio personalmente proprio per la sua capacità e abnegazione in un progetto che ha per noi un grande significato, non solo umano, non solo culturale, ma anche un grande significato politico, perché fare queste cose in un territorio come questo significa creare degli inneschi di opportunità per il futuro, e questo poi è la grande speranza sulla quale tutti noi confidiamo. Siamo pochi, ma noi pensiamo che abbiano torto quelli che non ci sono, non quelli che ci sono. Beh, a voi la parola. Facciamo un applauso ai ragazzi. Non so se due battute, tutto buonasera. Due battute giusto per inquadrare questa comunicazione. Ringrazio il professore, sinceramente non ho fatto nulla, nel senso che ho semplicemente suggerito delle letture e delle ipotesi di lavoro. Poi hanno fatto tutto loro, quindi tutto merito loro. Detto questo, l'incontro di oggi è sostanzialmente relato a quella presentazione, introduzione che fu fatta verso novembre, verso fine novembre. Ed era una presentazione di questo progetto. E l'incontro odierno è sostanzialmente il frutto del lavoro di queste settimane, il frutto delle letture che Giuseppe Viscusi e Vincenzo hanno fatto, ed è, come dire, un lavoro a mio modo di vedere di rilievo e notevole sotto diversi punti di vista. Prima di, diciamo, di lasciare la parola a loro, mi preme soltanto accennare ad alcune modalità di questo progetto, ad alcune finalità. Innanzitutto, l'obiettivo di questa iniziativa non è stato e non è quello di dare vita o produrre degli specie di culture della materia, una sorta di caftisti, cafologi e cose del genere, anche perché qualora fosse possibile tra l'altro forse non ci sarebbe nemmeno bisogno. Piuttosto, l'intento è quello di, di avvicinare i ragazzi, gli studenti alla lettura, di avvicinarli alla letteratura, ai grandi momenti del pensiero. E quest'anno, come sapete, è stato scelto Kafka. Dico è stato scelto Kafka perché credo che in realtà un progetto come quello che ha portato avanti la Fondazione sia teso ad avvicinare al confronto con i grandi momenti in generale, cioè senza alcun specialismo. Kafka è un grande pilastro della nostra cultura, ma ve ne sono altri, diciamo, meno specificamente letterari, possono essere di natura figurativa, possono essere di natura, più propriamente scientifica. Quindi, Kafka sta qui a significare anche un esempio, un modo, di avvicinare ai grandi momenti della nostra tradizione, cercare di capire cosa effettivamente poi
cosa effettivamente poi possano ancora darci, se possano veramente darci qualcosa piuttosto che no. Altre, ecco, una caratteristica direi di questa iniziativa appunto è stata quella di non diciamo così, indurre i ragazzi a cercare su libri online commenti specialistici e altre cose per poi ripeterle a memoria qui. Piuttosto loro stessi hanno semplicemente, ma è poi la cosa più importante, letto i testi, cioè sono confrontati con l'opera nella sua nudità in un certo senso. E quindi quello che credo offriranno, quello che comunicheranno sono sostanzialmente delle sensazioni, delle impressioni. Non vi è, credo, alcuna boria nella discussione che ascolteremo. E questo è a mio modo di vedere qualcosa di significativo, anche perché poi al di là dei vari studi che sono sicuramente importanti e fondamentali, credo che poi ciò che resta è il contatto con la lettura. Ad ognuno di noi ciò che resta è capire se effettivamente quel testo, quelle parole siano in grado di dirci qualcosa, se siano in grado di dirci ancora qualcosa, che rilievo possono avere per la nostra esistenza. Io credo che, come dire, se questo è l'aspetto, il punto più importante, capire soprattutto per un ragazzo cosa effettivamente possa ricevere da una lettura, in questo caso di un'opera come quella di Kafka. Al di là delle varie ovviamente implicazioni, delle varie, della sua importanza oggettiva, cioè di natura storica, di natura culturale, eccetera. Detto questo, soltanto un'ultima precisazione rispetto alla scelta, diciamo così, alla scelta di una parte della produzione di Kafka. Abbiamo deciso con i ragazzi di lavorare non sui, diciamo così, i luoghi più comuni di Kafka, che sono sostanzialmente il castello e il processo, ma di analizzare i racconti, e questo per diverse ragioni, sia perché i racconti coprono un arco di tempo, diciamo così, quasi tutta la vita di Kafka, non cercando tutta la vita letteraria di Kafka, e quindi partono sostanzialmente dal 1905-6, e quindi è un modo per affrontare, per avvicinarsi a un autore, diciamo così, ampio, permette di vedere che cosa questo autore ha scritto in tutto il suo arco, in tutta la sua vita. Questo, diciamo, è un motivo. Poi ci sono altre ragioni, tra cui quella per cui i racconti sostanzialmente sono una parte della produzione kafkiana spesso ignorata, ma che in realtà assolutamente significativa e assolutamente rilevante, alla pari, se non in un certo senso, cioè sicuramente alla pari delle produzioni maggiori. E diciamo così, per la loro frammentarietà, per la loro precarietà a volte, possono essere maggiormente, come dire, è possibile una maggiore ricezione, perché sono più brevi, sono racconti più brevi, più tra virgolette semplici, anche se va detto che la scelta di Kafka certamente richiede, diciamo, comporta tutta una serie di problemi, nel senso che non è un autore semplice, non è un autore su cui è possibile, diciamo così, determinare delle certezze, e quindi la ricezione che loro hanno, che poi discutono, con cui dialogano, è certamente, diciamo così, più difficile. Non siamo dinanzi a degli scritti dove ci sono dei personaggi che hanno un certo carattere che poi si evolve, con cui è più, diciamo così, più immediato interagire. Sono scritti molto difficili, il momento forse più alto della letteratura del Novecento, e credo che possa stimolare i ragazzi e possa soprattutto diciamo, aumentare e potenziare la loro criticità, il loro bagaglio culturale e la loro appunto anche umanità. Prima di chiudere mi preme soprattutto dire una cosa che
mi ha fatto molto piacere poter semplicemente così collaborare con Giuseppe Vincenzo e mi preme dirlo, non mi aspettavo di trovare ragazzi educati, innanzitutto, così disponibili e per bene. E soprattutto ragazzi che come dire, studenti che però hanno una testa veramente ben fatta, nel senso che sono concretamente concentrati sulle cose serie. Giuseppe mi diceva che voleva fare poi medicina biomedica in futuro, Vincenzo mi diceva di ingegneria elettronica, ma al contempo come dire, coniugano rispetto a questa concretezza, coniugano anche diciamo interessi significativi. Vincenzo mi diceva che ha passione di fotografia, Giuseppe di cinema. Io credo che forse diciamo così, il prodotto, il frutto della cioè possano appunto essere un esempio e rappresentare ciò che la fondazione, ciò che questo tipo di iniziative intendono realizzare. Quindi vi lascio la parola. Avevamo intenzione di partire con questa nostra serie di riflessioni da dove ci eravamo lasciati nell'incontro introduttivo, ossia davanti alla legge, il racconto che avevamo letto. Certamente uno degli esempi più conosciuti, i racconti kafkiani, il quale c'era dietro una facilità di lettura, un significato molto profondo e difficile da interpretare. Il racconto si apre con questa porta posta appunto dinanzi alla legge e sorvegliata da un guardiano. Un contadino giunge al cospetto di questa porta e chiede al guardiano di poter entrare. Il guardiano gli nega il permesso e quindi l'uomo inizia ad aspettare. Curioso cerca di scrutare attraverso la porta cosa vi sia nascosto dietro e il guardiano risponde con una risata mettendolo in guardia anche della potenza della sua potenza e della potenza dei guardiani posti a guardia di altre porte successive. L'uomo non riesce, il contadino non riesce a spiegarsi come sia possibile che come mai non sia possibile per egli che va a rappresentare il genere umano l'accesso alla legge perché dovrebbe essere un patrimonio comune a tutti. Dopo continue richieste e una serie di doni fatti appunto per ottenere per cercare di corrompere il guardiano e a raggiungere la legge e dopo aver perso il senno, in quanto per anni l'uomo studia il modo di aggirare il guardiano, il colpo di scena che è appunto l'ultima domanda, l'ultima richiesta fatta in punto di morte. Il contadino chiede al guardiano come mai nessun altro si sia presentato e abbia cercato di oltrepassare, di varcare quella porta e raggiungere la legge. E la risposta del guardiano è la seguente: solo il contadino era destinato a raggiungere la legge e nessun altro tra i viventi. La prima sensazione che ci ha colpito è stata questo senso di disagio crescente man mano che il racconto si sviluppa e anche una certa immedesimazione con il contadino, la quale ci fa sentire come partecipi della sua missione, appunto il raggiungimento, l'accesso a quello che è il concetto elevato e complesso della legge. Tuttavia, con il proseguire del racconto, notiamo che questo senso di disagio aumenta e il contadino perde di vista il suo reale obiettivo. Tutto ciò che cerca di fare è aggirare il guardiano, ma non perde di vista il suo vero obiettivo, ossia quello di raggiungere la legge. Quindi sperpera tutte le sue ricchezze nel tentativo di corromperlo. Addirittura, dopo aver perso il senno, chiede alla pulce presente sulla pelliccia del guardiano di intercedere in suo favore, senza ovviamente ottenere risultati.
Quando il vecchio, appunto, quando il vecchio contadino si avvia a lasciare questa terra, si rende conto di non aver potuto adempiere al suo incarico e il colpo di scena della risposta del guardiano, che è appunto quella della, dell'esclusività della, della sua missione, cioè che era unicamente riservata al contadino, cambia quella che può essere l'interpretazione che avevamo, che l'interpretazione, il senso che avevamo colto nella prima parte del racconto, in quanto inizialmente pensavamo di, appunto, che Kafka avesse l'intenzione di sostenere l'impossibilità da parte del, dell'uomo di raggiungere la legge, mentre con questo, con la risposta del guardiano, la nostra concezione del racconto cambia e vediamo che in realtà si tratta, cioè, il vero messaggio è quello dell'impossibilità di comprendere la realtà a fondo, perché la realtà che si prospetta come illusoria e beffarda. Lo stesso K e il sacerdote danno delle interpretazioni simili nel corso del del romanzo, e infatti sostengono che sia impossibile in sostanza giungere al messaggio. Le interpretazioni quindi possono essere le più varie e questo scritto appare alquanto imperscrutabile. Non ne riusciremo mai a comprendere a fondo quale sia, quale possa essere il messaggio inteso da Kafka. Un altro racconto che Luigi ci ha suggerito è Il messaggio dell'imperatore, incentrato sulla difficoltà della comunicazione tra gli uomini. E adesso lo leggeremo, visto che è piuttosto breve. L'imperatore, così si racconta, ha inviato a te, a un singolo, misero suddito, minima ombra sperduta nella più lontana delle lontananze dal sole imperiale, proprio a te l'imperatore ha inviato un messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero al letto, sussurrandogli il messaggio all'orecchio, e gli premeva tanto che se l'è fatto ripetere all'orecchio. Con un cenno del capo ha confermato l'esattezza di quello che gli veniva detto, e dinanzi a tutti coloro che assistevano alla sua morte, tutte le pareti che lo impediscono vengono abbattute, e sugli scaloni che si levano alti ed ampi sono disposti in cerchio i grandi del regno, dinanzi a tutti loro ha congedato il messaggero. Questi si è messo subito in moto, è un uomo robusto, instancabile, manovrando or con l'uno or con l'altro braccio, si fa strada nella folla. Se lo si ostacola, accenna il petto su cui è segnato il sole e procede così più facilmente di chiunque altro. Ma la folla è così enorme e le sue dimore non hanno fine. Se adessi via libera, all'aperto, come volerebbe, e presto ascolteresti i magnifici colpi della sua mano alla tua porta. Ma invece, come si stanca inutilmente, ancora cerca di farsi strada nelle stanze del palazzo più interno. Non riuscirà mai a superarle. E anche se gli riuscisse, non si sarebbe a nulla. Dovrebbe aprirsi un varco scendendo tutte le scale. E anche se gli riuscisse, non si sarebbe a nulla. C'è ancora da attraversare tutti i cortili, e dietro a loro il secondo palazzo e così via per millenni. E anche se riuscisse a precipitarsi fuori dall'ultima porta, ma questo mai e poi mai potrà avvenire, c'è tutta la città imperiale davanti a lui, il centro del mondo, ripieno di tutti i suoi rifiuti. Nessuno riesce a passare di lì, e tantomeno col messaggio di un morto. Ma tu stai alla finestra e nei sogni quando giungi la sera. Anche in questo racconto avvertiamo questo senso crescente di disagio, incentrato appunto sulla consapevolezza che la comunicazione, della difficoltà tra di una reale comunicazione tra le persone. Il messaggio assume un ruolo centrale all'interno di questo racconto. L'imperatore, infatti, ha deciso di mandare questo messaggio al uno dei più umili dei suoi sudditi, e il messo a cui è affidato il messaggio, nonostante le capacità fisiche adatte e una certa determinazione, non riesce a superare i cortili della regia imperiale e a raggiungere il suddito. È la folla ad impedire questo passaggio, e questa folla può essere può simboleggiare, almeno secondo la nostra interpretazione, i vizi e le abitudini negative che rendono impossibile l'instaurazione di un rapporto sincero tra il singolo e una comunità. La folla non è solo un'allegoria, ma quasi un'espressione, una rappresentazione di questa impossibilità della comunicazione,
ed è la natura dell'uomo a rendere questo messaggio incomunicabile. Cioè non può espletare, non può espletare la, l'espressione, non, può, non riesce ad esprimere completamente e a fondo la, la sua individualità. Questa umanità, questa componente negativa dell'umanità è quella che asfissia l'imperatore e che in punto di morte lo spinge appunto a, a cercare rifugio in uno dei più semplici e fedeli sudditi, cercando di allontanarsi da quella sporcizia morale che asfissia la sua corte e che è la stessa che poi impedisce al messo di raggiungere il suddito. Non esiste un vero e proprio, non c'è un vero e proprio ostacolo ben definito, ben delineato all'interno di questo racconto, ma vi è l'ipocrisia del malcostume umano. Alla fine del racconto vediamo come l'attenzione si sposta nuovamente sul suddito e sulla sua, sull'importanza che il suddito riceve il messaggio e sulla coscienza dello suddito stesso che questo messaggio probabilmente non arriverà. Tuttavia il suddito continua a sperare nell'arrivo di questo messaggio e aspetta e continua ad aspettare il messo, l'arrivo del messo. Un altro racconto molto interessante, incentrato sul tema della libertà, è La relazione per un'accademia. Un racconto che presenta un processo inverso a quello della metamorfosi. Infatti la storia narrata è quella di Rotpeter, una scimmia catturata e rinchiusa in una nave che aspetta di essere trasportata in un luogo dove verrà poi addestrata. Rotpeter decide di guadagnarsi la libertà cominciando a comportarsi come un essere umano. Tuttavia alla quale Rotpeter ambisce non è la libertà in senso assoluto e la definisce egli stesso in un passaggio. No, non era la libertà che volevo, solo una via d'uscita. A destra, a sinistra, era lo stesso, non avevo altre pretese. La via d'uscita poteva essere anche un inganno, la pretesa era piccola, l'inganno non poteva essere più grande. Avanti, avanti, pur di non restare fermo a braccia sollevate, schiacciato contro la parete di un baule. Rotpeter quindi sa di non poter ambire alla libertà assoluta, che tra l'altro neanche gli stessi uomini riescono a raggiungere, e riguardo appunto questa impossibilità da parte anche degli uomini di raggiungere la libertà, vi è un altro passaggio molto breve ma che fa comprendere quale sia il suo giudizio nei confronti degli uomini. Fra parentesi, parlando di libertà, gli uomini si ingannano un po' troppo spesso. E come la libertà va annoverata tra i sentimenti più sublimi, così anche il corrispondente inganno è dei più sublimi. Rotpeter quindi pensando di non poter ambire ad una libertà assoluta, cerca una semplice via d'uscita dalla sua condizione di schiavitù, una sorta di compromesso, che però lo porta ovviamente a rinunciare alla sua natura di scimmia per raggiungere una condizione di vita più accettabile. Stanco della gabbia, inizia a comportarsi come un essere umano e si rende conto che sono gli unici esseri viventi in grado di poter agire come meglio ritengono. Non si tratta di una crescita, non si ha una crescita spirituale del protagonista, non c'è un passaggio ad una condizione di maggiore maturità, semplicemente si tratta di un cambiamento volto ad adattarsi all'ambiente e a mutare la propria condizione in una propria condizione rendendola più accettabile. In questo senso il racconto assume una connotazione quasi darwiniana. Infatti Rotpeter stesso dice: la vostra natura di scimmia, signori, per quanto possiate avere una dietro di voi, non può esservi più lontana di quanto la mia lo è da me stesso. Quindi è chiaro che Rotpeter ha compreso di doversi rendere simile ad un uomo per fuggire dalla condizione di schiavitù e rinnega la sua natura per non raggiungere una condizione più elevata, ma semplicemente
più agiata. I comportamenti, infatti, che Rott Weber prende ad assumere non sono degni di lode, infatti inizia a fumare e a bere alcolici. Tuttavia è tanto orgoglioso di quello che è riuscito a fare, del mutamento che ha avuto, da addirittura inveire contro un giornalista che ne sosteneva ancora una certa somiglianza alla natura scimmiesca. Rottweiler stesso poi, dopo questo processo di cambiamento, di avvicinamento alla natura umana, afferma di non sentirsi, cioè di non riuscire più a sopportare la vista dei suoi simili, nei cui occhi vede ancora la follia dell'animale. Rottweiler è felice di questa sua nuova condizione, perché l'ha portato ad agire, gli permette di agire come meglio ritiene, e sa però di non essere, è consapevole di non essere giunto ad una condizione più elevata. Infatti dice: con uno sforzo quale finora non si è ripresentato sulla terra, ho raggiunto il grado di istruzione medio di un europeo. Questo in sé sarebbe un nulla, ma è pur sempre qualcosa, dato che mi ha liberato dalla gabbia e mi ha offerto questa particolare via d'uscita, questa via d'uscita umana. Nella vostra lingua esiste la bellissima espressione imboscarsi. È proprio quello che ho fatto io, mi sono imboscato. Non c'erano altre vie, se si permette che non si poteva scegliere la libertà. Rottweiler quindi dice di non aspirare, conferma di non aspirare, con queste sue parole, di non aspirare ad una libertà, alla libertà assoluta di cui ho parlato prima, e la chiave di lettura è proprio la necessità, cioè l'impossibilità di raggiungere la libertà e quindi la necessità di doversi adattare. Non può l'uomo, neanche la scimmia, possono ambire alla libertà appunto in senso assoluto, ma e sono costretti a reprimere la loro natura pur di raggiungere una condizione che sia accettabile. Un altro racconto è il colpo contro il portone, ed è certamente uno dei più significativi, in quanto ci permette di ammirare la difficoltà e la vastità di interpretazione dei racconti kafkiani. Questo racconto si apre con un fratello ed una sorella che passeggiano e passano davanti ad un portone. La sorella batte un colpo contro il portone, anche se questo colpo non viene mai ben definito e potrebbe anche essere una semplice illusione, non è del tutto definita appunto la natura di questo colpo. Le persone del villaggio escono dalle proprie abitazioni e avvertono i fratelli che questo gesto avrebbe avuto delle conseguenze, in quanto i proprietari dell'abitazione del portone li avrebbero querelati. Il fratello razionale rassicura la sorella che ciò che gli abitanti del villaggio avevano annunciato non sarebbe mai accaduto in realtà, in quanto le persone normalmente non vengono accusate per una cosa del genere. È tanto sicuro di ciò che ha detto da non impegnarsi nel giustificare l'azione, presunta azione, della sorella, quando una schiera di uomini a cavallo seguiti dal giudice chiedono appunto spiegazioni. Tuttavia, quando gli uomini scortano il fratello nella casa di un contadino, molto simile ad una cella, e il ragazzo appunto sente le parole del giudice, comprende di aver perso per sempre la sua libertà. Questa vicenda è paradossale, infatti il lettore è convinto che non si possa essere condannati per un'azione del genere, anche perché il colpo, come ho già detto, potrebbe non esserci mai stato, non è ben chiaro. Per comprendere questo racconto bisogna trascendere la realtà, perché il colpo contro il portone, anzi la semplice intenzione del colpo contro il portone, assume una consistenza propria ed indipendente dall'effettiva realtà del colpo stesso. Il tema predominante è quello dell'innocente che viene accusato di un crimine mai compiuto,
ed è di un processo, il processo è quello, è fondato su cause appunto inesistenti. Il tema dell'assurdo si sviluppa antiparallelamente alla razionalità del protagonista, razionalità che sussiste fin quando sussiste nonostante cioè con sussiste fin quando alcuni segni non danno al, appunto al ragazzo il avvisaglie della dell'irrazionalità e dell'assurdità della vicenda che possono essere individuati nella folla che è spaventata dopo appunto questo presunto colpo al portone e l'arrivo della, del gruppo di uomini a cavallo e del giudice e infine le parole del giudice. La vicenda infatti chiude con una scena drammatica che appunto rappresenta il culmine della, della sensazione di disagio che si avverte già da metà racconto quando, quando la folla appunto è spaventata, dal, è spaventata dalla, dopo l'azione della sorella ed è, la, ed è rappresentata dalla descrizione della casa del contadino nel quale era stato portato il ragazzo. Quest'uomo mi fa compassione, ma era fuor di dubbio che non si riferiva tanto alla mia condizione presente, quanto a quel che mi sarebbe successo. La stanza, più che un soggiorno rustico, pareva una cella. Lastroni di pietra, fredde pareti grigio scure, qua e là certi anelli di ferro, e nel mezzo qualcosa tra la panca e il tavolo operatorio. Finita. Finita. Cioè come abbiamo intuito in un certo senso, poi la difficoltà è proprio quella di restituire le sensazioni che, perché a volte sono comunicate, possono essere più esplicite come invece il colpo contro il portone dove è, diciamo così, più esplicito il fatto che c'è un accusato e non si sa per quale motivo e, però è, diciamo così, poi la, la lettura, il significato secondo me della parola di Kafka, al di là dei temi che sono sì evidenti, però è diciamo sì, è tutto ciò che implica, tutto, tutto ciò che viene percepito da questa lettura, che poi è difficilmente pure come dire, comunicabile per l'appunto, che però è poi forse esprime bene diciamo tante, tanti aspetti proprio del, del nostro secolo che tuttora vediamo. Continuando su questa scia, la parola a Giuseppe. Grazie. Allora, direttamente collegato al tema del ruolo che l'individuo ha nella, nella società sono due racconti, Il Ponte e Poseidone. Nel primo, Il Ponte, viene presentata un'esperienza completamente negativa. Si appunta la vicenda di un ponte che si prepara per tutta la vita ad un unico momento, che è quello in cui sorreggerà il passante che lo attraversa. Ma proprio nel momento in cui egli si trova a espletare la funzione che lo rende tale, quella, la funzione che lo rende ponte, fallisce e quindi si ha appunto la, la comunicazione dell'io che non riesce a espletare la sua funzione, non tanto per un fattore che sia esterno ad esso, ma quasi per un deficit interno. Ero rigido e freddo, ero un ponte, stavo sopra un abisso, da qua avevo le punte dei piedi, di là avevo conflitto le mani e mi tenevo rabbiosamente aggrappato all'argilla friabile. Da una parte e dall'altra mi si agitavano le falde della giacca.
Thank you.
Thank you.
stanca, ammalata, distrutta dal lutto per la morte della cara moglie, e quindi incapace di reggere effettivamente quelle che sono le redini dell'attività. Solo che però durante la lite, che scoppia successivamente tra i due, il padre ci sembra tutt'altro che debole e non in grado di gestire la sua esistenza, perché egli infatti è capace di dare di inveire così violentemente contro il figlio che lo stesso lettore ne rimane un po' basito da queste accuse incalzanti e sempre più violente che egli muove, fino a giungere al punto fatidico della condanna, che è quella che conclude drammaticamente il racconto. Ma lo stesso Gregor, che c'era stato presentato da lui stesso in apertura di racconto come un uomo a cui erano cari i sentimenti dell'amico e che stava tentando con difficoltà di risollevare le sorti dell'attività familiare, ci viene presentato in questa seconda parte del racconto come un uomo meschino che ha approfittato della morte della madre, quindi del momentaneo dolore del padre, per rimpossessarsi di tutto e di aver anche in un certo qual modo liquidato in maniera fin troppo sbrigativa quello che era il lutto per la perdita della madre. Il padre stesso lo accusa di essersi dato troppo velocemente a frequentare donnacce, così la definisce la fidanzata di Gregor. Il finale però sembra di nuovo ricapovolgere questa visione. Ancora si tenne stretto, con le mani che via via cedevano. Guardò intensamente di tra le sbarre del ponte un autobus, il cui rumore senza dubbio avrebbe coperto quello della sua caduta. Gridò piano: «Miei cari genitori, io vi ho sempre voluto bene», e si lasciò precipitare. In quel momento passava sul ponte un traffico addirittura sterminato. Quindi appare qui il tema, quindi unendo un po' quelli che sono vari punti che Kafka analizza in diversi racconti, qua il tema dell'impossibilità dell'instaurazione di un rapporto umano che sia valido addirittura tra il padre e il figlio, cioè che dovrebbero essere due tra le persone che dovrebbero riuscire meglio nella comunicazione. Ed è proprio l'ambivalenza di entrambi questi personaggi, cioè ogni personaggio ha dell'altro una visione che può essere completamente distorta da quella che è la realtà, perché è capovolta la visione che Gregor ha del padre, è capovolta la visione che il padre ha di Gregor. E poi significativo dal punto di vista per comprendere la narrazione è quella dell'amico lontano, che sia il padre sia il figlio ammettono di mantenere con questo uno scambio epistolare. E noi ce lo immaginiamo lontano, in Russia, che però perso nella moltitudine delle persone di San Pietroburgo, quindi nella sua quotidianità, è vicino a questa vicenda del padre e del figlio. E questo, forse questa figura dell'amico lontano in Russia può essere vista come la persona, cioè come Kafka stesso, che nonostante il tutto è vicino a quelle che sono le vicende umane. No, innanzitutto faccio i complimenti a entrambi e li ringrazio. Credo che sono domande, cioè qualche questione, qualche curiosità. No, io direi innanzitutto ti ringrazio perché tu hai giustamente posto in evidenza che loro hanno fatto un grande sforzo, sono partiti dal... Io appunto solo questa cosa volevo precisare, come si è, come dire, visto, hanno restituito una panoramica, diciamo così, che soprattutto la persona che è più addentro alle questioni africane riesce a individuare con maggiore attenzione, hanno restituito appunto l'atmosfera del Novecento, mi permetto di dire. Si è anche, come dire, intuito la loro adesione diretta ai testi, nel senso che non c'è stata nessuna citazione di carattere specialistico, nessuna citazione di carattere erudito in un certo senso, ma appunto hanno letto i testi, hanno cercato di interpretarli, di vedere che cosa potevano per l'appunto significare, che cosa possono soprattutto significare per loro, quindi
questo come dire, è l'aspetto che più secondo me va apprezzato in questo tipo di comunicazione. Sì, io dico, il metodo della complessità al quale tu li hai in qualche modo indotti, secondo me ha dato in loro, lo vedete, forse l'avete notato, no? Che loro sono partiti da una, da un dettaglio elaborativo del pensiero e soprattutto dell'esposizione che era più complesso all'inizio, più difficile, non più complesso, era difficile e più arduo rispetto alla complessità. Avevano difficoltà a esporre in relazione alla complessità il loro pensiero in maniera semplice. Questa difficoltà avete visto andando avanti nelle esposizioni di entrambi, l'avete avvertito, credo, no? È diventato sempre più naturale, sempre più fisiologico, anche l'utilizzo delle parole è diventato più naturale rispetto al loro stesso modo di porsi su concetti, espressioni, valutazioni che avevano già fatto, quindi oggi ce le venivano solo a rappresentare. Ecco, secondo me questo è il grande sforzo che noi dal punto di vista metodologico su cui noi dobbiamo far lavorare questi ragazzi, cioè metterli dinanzi a un problema, ovviamente la scuola questo fa tantissimo, senso, ma dinanzi a problemi che sono estranei, quelli normalmente curati dalla scuola, e aiutarli a prendere possesso della propria capacità elaborativa, della propria capacità anche critica, no? Una capacità critica che è fatta soprattutto di dati espositivi. Tu hai detto molto bene, io con Felice Simeone abbiamo, io ho mandato una cosa che ho scritto per una presentazione, un libro che si presenta, un nuovo Bianco di Einaudi, un nuovo libro della collana Bianca di Einaudi, di un poeta che è venuto qui in fondazione, che noi consideriamo uno dei migliori, io considero uno dei migliori poeti italiani, cioè Bruno Galluccio, che ha scritto un nuovo libro, si intitola La misura dello zero, che è un libro che racconta, attraverso la poesia, racconta l'esperienza della fisica, per esempio della fisica avanzata, della matematica, della fisica avanzata in termini poetici. Questo lui è considerato un grande pioniere di questo approccio scientifico-umanistico. Ecco, quando io ho letto quel libro, e tu hai fatto bene ad aiutare i ragazzi a leggere i testi, evitare troppe dispersioni su elaborazioni critiche, o presunte elaborazioni critiche, spesso sono delle presunte elaborazioni critiche, e loro si sono attenuti al dato energetico. Ecco, questa è una cosa molto importante per i ragazzi, secondo me, per la lettura, per la formazione, perché i ragazzi filtrano molto, no? non leggono Kafka, leggono le cose che si dicono di Kafka, non parlano con coloro i quali dialogano anche a distanza, ovviamente con coloro i quali sono la fonte del loro apprendimento, ma finiscono poi per avere sempre dei filtri ai fini dell'apprendimento. Questo nuoce alla formazione del ragazzo, e soprattutto una volta che se ne sono invece impossessati, più o meno impossessati, che poi ovviamente il campo è un autore molto, molto vasto e molto complesso, finiscono per avere una naturalità che gli viene dal fatto che lo frequentano. Quindi più si accorciano queste distanze, più in qualche modo si sviluppa questa loro capacità. L'avete vissuto proprio, l'abbiamo vissuto proprio di impresa diretta, quindi è venuto bene questo approccio, che è un approccio didattico molto importante. Quando noi facevamo qui, Gianfranco Ciambrelli se ne lamentava molto, ma facevamo qui le letture, non le facciamo più da molto tempo, c'era molto Angela D'Abito. Prendevamo un autore contemporaneo e leggevamo un libro, io sceglievo di alcuni brani, quel libro lo leggevamo, non facevamo niente, non facevamo nessun commento, leggevamo il libro, basta, senza nessun commento. Ed è una cosa secondo me importantissima, anche per noi adulti era importantissima, non solo per, ovviamente, per tutto quello che riguarda l'ascolto, che è una cosa alla quale poi ci abituiamo sempre meno, ma soprattutto perché noi leggevamo le parole di quel testo, ovviamente in alcuni casi nei testi tradotti, quindi con tutte le, come in questo caso, che questo è scritto in tedesco, noi l'abbiamo tradotto, con tante ulteriori sottigliezze che si perdono. Kafka poi è un autore straordinario anche per il modo in cui scrive, quindi anche quel suo modo gelido, no? Gelido, quasi arido, privo di enfasi, no? Di scrivere, di raccontarti una cosa come se stesse, quando avete parlato della giustizia, per esempio, avete parlato sia nell'ultimo, nel primo che nell'ultimo, e poi in quello intermedio avete parlato della giustizia, e lui aveva questa idea psichiatrica della giustizia, quindi un'idea privata della giustizia, è una privatizzazione della giustizia che è anche una privazione della giustizia, che è una cosa interessantissima, e lui lo riesce a raggiungere questo risultato grazie all'utilizzo di un metodo che è una tecnica di
espressiva, una tecnica, quindi una modalità estetica del linguaggio, che chiaramente con la traduzione un po' si perde, però voi l'avete resa bene, no? Quando l'avete in qualche modo esposta. Quindi io dico, questi tentativi che mi rincuorano molto andrebbero sempre riportati, sempre più a, sempre farli emergere sempre di più, no? Questa immersione di questi tentativi. E soprattutto affidarli ai ragazzi, che devono anche imparare che nella vita non è importante solamente, lo diceva molto bene Nietzsche, non è importante solamente avere delle idee, ma anche saperle esporre. Perché l'esposizione delle proprie idee è il modo per affermarle in qualche modo. Un tempo ci stavano le scuole di retorica, poi dice che era una cosa cattiva la retorica, quindi non si studia più la retorica. La retorica è una cosa importante, Giambattista Vico ha insegnato la retorica, Giambattista Vico è uno dei grandi intellettuali, tra i grandi intellettuali che abbiamo avuto da queste parti, che si aggirava da queste parti. Quindi io dico, pensare a quel tentativo che tu hai portato avanti con successo e pensarlo come un tentativo da incrementare attraverso proprio la lettura, io trovo che sia una grande occasione. Tra l'altro ci porta, lo dico a Felice Simeone, anche a riflettere sul rapporto tra lettura e letteratura, che è una cosa su cui noi stiamo riflettendo negli ultimi tempi, proprio per fare un progetto unitario su lettura e letteratura. Quindi questo credo che sia veramente un esperimento che ci deve far riflettere, proprio, no? Anche sul modo, vedete, da come è cominciato a come è finito, no? Anche questa è una cosa su cui dovremmo riflettere per arrivare a quel risultato di rapporto lettura e letteratura che sia un rapporto che dà dei frutti, poi questo dobbiamo fare noi come educatori culturali, cioè quello di dare dei frutti, di realizzare dei risultati. I ragazzi che sono venuti oggi, che secondo me sono la prova che dei risultati si possono raggiungere, grazie poi anche all'amico Luigi che è stato molto bravo nel guidarli. Vabbè, io avevo da dire questo, ringraziare ancora i nostri ragazzi, sono stati molto bravi, ringraziare Luigi, e noi ci vediamo mercoledì prossimo, nel ritorno Gigi di Fiori, quindi ritorniamo a parlare di mezzogiorno, veniamo a parlare dei vinti, che però noi consideriamo vincitori, ma che sono dalla storia sono considerati vinti, ma vedremo Gigi che cosa ci parlerà, il giornalista che tutti voi conoscete, ci parlerà la Tittinalosi, e rinvito ovviamente i nostri ragazzi anche per imparare questa grande opportunità che sarà per voi anche quando andrete a fare gli esami, una grande opportunità per anche i vostri e le vostre le facoltà che avete scelto sono le facoltà più scientifiche, diciamo tecniche, però anche lì l'importante è l'esposizione, molto importante, così voi non avrete una persona che vi conosce, quindi quando andate a fare l'esame sarà importante come sapete rappresentare quello che sapete. E Nietzsche questo lo diceva bene, non esiste solamente quello che si sa, ma soprattutto quello che si rappresenta come una forma di sapienza, quindi bisogna saperla poi esporre la sapienza, solo acquisirla ma anche esporla. Oggi avete dato prova di, soprattutto in questa elaborazione, in questo divenire dell'esposizione del vostro pensiero, avete dato prova che se vi si danno delle opportunità, queste opportunità le sapete mettere a frutto. Complimenti davvero. Ci vediamo.